E a proposito di risultati importanti nella tornata elettorale per le europee, abbiamo in collegamento l'onorevole di Casale Monferrato Enzo Amich. Buonasera, Ciao, onorevole. buonasera, Sappiamo che lei ha sbancato in Piemonte, ha fatto terzo sì. dopo Meloni e Crosetto. Giustissimo, sì, è stato un risultato eccezionale che a livello personale mi gratifica tantissimo, ma mi responsabilizza perché se prima cercavo di fare del mio meglio, ovvio, adesso sento queste 10.000 preferenze che pretendono il massimo come è giusto che sia, come è il mio dovere, tra l'altro, fare. Onorevole, tra l'altro la sua campagna elettorale è partita leggermente in ritardo, un risultato importante come è stato sottolineato, però noi continueremo ad averla a Roma, quindi anche questo è importante da Certo. sottolineare, al di là del fatto che non è scattato. Mi spiega un attimo i meccanismi, sono ancora in evoluzione, ma per lei è quasi certo, vero? Tra l'altro è la motivazione che tanti mi hanno detto che non mi votavano perché mi preferivano a Roma, in rappresentanza di questo territorio. Quindi, no, no, assolutamente, ho il grande onore di essere deputato e di tornare a fare svolgere il mio dovere alla Camera in Commissione Poste, Trasporti e Comunicazioni, che tra l'altro l'ho scelto proprio per l'importanza a livello logistico che ha per il nostro territorio. Ed era lo stesso aiuto che volevo portare anche in Europa. Mi rammarica, l'unica cosa quindi è questa, al di là dell'aspetto personale che, come dicevo prima, per me è un risultato straordinario. E ovviamente paghiamo le dimensioni della Lombardia, tra virgolette, nel senso che comunque il collegio è Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Quasi la metà, non dico la metà, e sono della Lombardia come nuovi abitanti, quindi tendenzialmente fanno scattare sempre più rappresentanti loro.